Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Genie di Grignan e finalmente posso farvi vedere la famosa creatura che dicevo nel mio post su Facebook. Allora, la creatura di Genie di Grignan non è nient'altro che il mio nuovo computer, la mia nuova workstation, quindi iniziamo a farvi vedere i componenti. Allora, iniziamo dalle schede grafiche che ho preso due. Schede grafiche per provare finalmente lo Sly, che sono due GeForce 660 della EVGA, 2 GB DDR5 memory, l'ho preso due. Vi faccio vedere due perché sono due scatole, però ne unboxerò una sola, quindi andiamo a unboxarne una sola perché tanto l'altra è praticamente identica. Questa l'ho già aperta, quindi vi farò vedere. Vabbè, qua c'è il driver, il loghettino da mettere sul case e vabbè i vari libretti che non gliene frega niente a nessuno. Questo è il cavetto d'alimentazione, che però vabbè, io ho già il mio alimentatore pro della Thermaltake, quindi non mi serve. L'adattatore che non mi serve. E andiamo a vedere il gioiello, questo bellissimo gioiello che ho già. Prendiamo sta roba. E voilà, questa è la parte sotto, vedete, questo è tipo facsimile al carbonio, non so se si riesce a vedere, molto elegante, semplice, molto semplice, non ha un design, diciamo, tutto svergolo, che non gliene frega niente a nessuno. C'è l'uscita dell'aria. E due HDMI, DVI 1 e DVI 2. Ok, questa la mettiamo da parte che non serve più. E passiamo alla scheda madre della Gigabyte G1 Sniper M3, scheda madre specifica per il gaming, come potete vedere qua. Andiamo a vedere un po' cosa c'è qua dentro, e tanto io sì. Riapriamo e troviamo subito un poster, che vabbè non me ne faccio niente, non me lo faccio mai. Là. Beh, è un poster un po', vabbè, che vi faccio vedere un po' così. Ah, vabbè, ci sono i soliti adesivi che non me ne faccio niente, il libretto, i cavetti SATA, sono due per pacchetto, quindi sono 6 SATA. Il frontalino per i case, altre istruzioni. Questo qua è il cavettino per lo Sly, che mi serve per collegare le due schede grafiche. E qui abbiamo la scheda madre, molto semplice, cioè il minimo essenziale che mi serve. Le due porte per il telefono. Ok. E qua siamo arrivati. Arriviamo al processore. Un Core i7 da 2,4 GHz, 8 MB di cache, 77 watt di consumo. Andiamo a vedere. Qua vabbè c'è il suo ventolotto di serie che tanto io non monterò mai perché. Ora questo ve lo faccio vedere brevemente, non lo apro perché. Anzi, vediamo se riesco a aprirlo così non vedete il riflesso senza fare qualche danno perché. Delicatuccio che non metta a fuoco, però chi se ne frega. Tanto lo sapete tutti come è fatto un processore.
Poi ho optato per il sistema operativo, sul sistema operativo ci sarà un hard disk SATA, ho preso un 128 giga della Corsair con l'adattatore, è un 2,5 che c'è l'adattatore per il 3,5 per i case normali, quindi è un hard disk normalissimo da, però è un solid state. Se riesco ad aprirla. Voilà. Hard disk, perché non metti a fuoco, puttana? Vabbè, 128 giga della Corsair, sembra un po' tipo una plastica dei Playmobil, potevano farla un po' più. Vi consiglio, se volete comprarvi un hard disk solid, di fare attenzione che ci sia dentro, qua c'è scritto, incluso 3,5 adapter, perché se no dovete comprarvelo a parte. Poi passiamo alla RAM della Kingston HyperX 8 GB, sono 4,4, vabbè, hanno un po' un design particolare e niente di che. Poi vi ho detto, ah ok, adesso facciamo spazio perché vi ho detto che il fan per la CPU ne ho preso un altro, quindi. Ed ecco qua il piccolo fan per la CPU della Thermaltake Frio OC. Quindi andiamo a vedere un po'. Scartoffie, scartoffie, scartoffie. Qua ci sono tutti gli adattatori per le varie schede madre, per i vari socket. E qui abbiamo il ventolozzo che non è grande di più. Tanto per farvi vedere. Vi faccio vedere con una copertina della PlayStation, tanto per farvi capire quanto è abnorme questo case, cioè praticamente è abnorme, non so se si riesce a capire. Ma è quasi grande come una custodia della PlayStation 3. Bene, ora per farvi vedere il case nuovo che ho preso è un po' il problema perché è gigante, quindi farò un altro spezzone e vi aspetto quando ho le inquadrature. Ragazzi, il case è veramente enorme, quindi devo usare il mio telefono. È un case della Thermaltake Chaser MK3. Che ora vi farò vedere sballato. Ed eccolo qua, il case. Vabbè, come tutti sapete, qua ci sono le. Qua dietro ci sono tutti dei filtri per evitare che entra la polvere. Finestrino per vedere all'interno. Qua possiamo regolare le ventole e cambiare anche il colore del LED. La cosa utile è che qua abbiamo una docking per mettere dentro un hard disk SATA 2,5 o 3,5, è molto comodo, si compra un hard disk. Vabbè, tasto d'accensione, porta USB 3.0, un SATA e le 2.0. Ora vediamo se riesco ad aprirlo. E qui abbiamo per mettere le cuffiette. Qua abbiamo la predisposizione per il water cooling. Qua si può aprire, però adesso non lo apro perché vediamo di aprirlo così vi faccio vedere dentro. Dai, apriti cazzo. Ok.
Lì abbiamo una scatola con dentro il tutto il mondo. Non si vede, non è merito niente. Ok. Abbiamo tutti gli alloggiamenti per gli hard disk. Una ventolozza. Qua sopra c'è un'altra ventola. Quindi niente, ci rivedremo fra un po' con il gioiellino montato. A dopo. Invece dall'altra parte troveremo tutti i cavi. Questo praticamente è molto comodo perché si possono nascondere tutti i cavi qua dietro, fascettarli, e qui abbiamo i vari connettoroni. In modo da tenere il case il più ordinato possibile. Le zampettine qua si possono spostare. E quindi niente, ho sempre avuto Thermaltake, infatti anche il vecchio computer era un Thermaltake, ve lo faccio vedere velocemente, scusate un po' il casino, ma il mio vecchio case era un Armor. Bene, eccoci qui ragazzi, il mio bel computer nuovo, ovvero la creatura di Genetic DNA è pronta. Le due schede in slide, alimentatore da 1200 watt, questo ce l'avevo già sul vecchio. Il passacavi, come potete vedere, tutto bello ordinato. Qui sopra abbiamo il fanone. Qua c'è lo spazio per un altro fan, tra l'altro questo case è già predisposto anche per il lettore Blu-ray recuperato dal vecchio PC. I vari adesivi, Power e Gigabyte, la scheda madre, EVGA, le schede grafiche, la marca del case e il marchio del processore. Ora non ci resta che farlo partire. Bene ragazzi, non ci resta che accenderlo. In default c'ha questo bellissimo barlume blu. Si sembra un po' un Bene, 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 funziona tutto. Vabbè, adesso dovrei mettere la password per loggarmi, ma fa niente, la metterò poi. Bene, ora facciamo un test sulla illuminazione, come potete vedere. C'ha dei leddini che posso scegliere io. Metterlo verde, oppure rosso. Oppure praticamente farlo andare in random. Farlo andare in random veloce. Oppure lento. Bene ragazzi, la creatura di Genetic DNA è questa. Spero vi sia piaciuta. Vi aspetto ai prossimi video. Ciao ciao!